Buonasera, siamo in compagnia del gruppo dei Sissipini qui alla Fiera Interregionale di Calitri con Vito Zabatta per Creativa Calitri 2014, ci spiegherà un poco come è stato fatto questo oggetto, questo fatto. Sì, dicevo appunto che è realizzato con una tecnica molto antica, detta del lucignolo o del colombino, proviene esattamente dalla una regione della Cina e risale al periodo neolitico, quindi parliamo di 7.000 anni fa. Sono stati ritrovati dei reperti tra l'Iran e l'Afghanistan, in una città che si chiama Uru. Una tecnica praticata, no? Cioè tutti i ceramisti la conoscono, ma non è praticata proprio da tutti perché richiede un po' di tempo, di pazienza, oltre ovviamente alla professionalità. Questa senza passione, secondo me, se ne fa poco. Infatti. Quindi questo è un pezzo realizzato con due argille che cuociono, sono semi refrattari, qui si cuociono 1300 gradi. Ricordiamo il vostro laboratorio nel centro storico di Calitri. Sì, più che il laboratorio, quello ce l'ho a casa, è l'esposizione permanente qui. Anche perché bisogna sapere il perché, nel centro faceva storico. Questo e non al Tornio. Vabbè, il fatto sì, perché diciamo appunto che risale a prima della scoperta della ruota, ecco perché poi le popolazioni del tempo per procurarsi un recipiente, qua non parliamo di soprammobili, di recipiente, ricorrevano a questo sistema, quindi allungando l'argilla con le mani e sovrapponendo un anello sull'altro. Loro, come vedi qua, è lisciata una parte interna per consolidare il pezzo, loro lisciavano anche esternamente, però siccome la particolarità è quella proprio di quando vai a schiacciare per attaccare al giro precedente rimane l'impronta del pollice, è peccato farla perdere questa cosa qua, e allora rimane più bella, cosa più fresca, più bella, e si lascia questa particolarità all'esterno. Come è nata questa passione per l'arte? E niente, la passione, io ho frequentato l'Istituto d'Arte dal 59, quindi il primo anno che è stato istituito qui a Calitri, l'Istituto d'Arte, dal 59 al 65. Poi, per la verità, ho fatto un po' di tante altre cose e un po' di anni da questa parte, per occupare il mio tempo, poi sono andato a finire che sono andato in pensione, dico ma quasi quasi faccio un po' di ceramica. Però fare un po' di ceramica voleva dire fare un po' quello che fanno anche i miei colleghi, diciamo. E mi sono ricordato di questa tecnica particolare che ci davano più che altro a scuola, un'infarinatura, niente di più. Dico quasi quasi, cerco di essere diverso da loro come tipo di produzione e ho intensificato la cosa fino a tirar fuori, penso, qualche pezzo di certo. Infatti, tutto come dicevano da. Anche nell'arte c'è sempre un po' di storia. E come? Certamente sì. E ringraziamo il maestro Vito Zabatta dal gruppo di artisti qui.